presidente dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, il professor Roberto Petruzio, il quale ormai già da qualche anno segue con molta simpatia ed interesse, diciamo, questa nostra attività qui padovana, anche proprio nell'ultimo direttivo degli NFN è stato menzionato questo come un impegno dell'ente, di quell'attività di outreach, come viene definita adesso, di avvicinamento anche ai giovani, che è uno dei punti proprio cruciali di forza dell'ente. Cioè, è stato detto che il nostro è un ente di ricerca il quale ha bisogno proprio della linfa giovane, che rappresenta l'elemento primo, diciamo, per la nostra attività di ricerca. Ecco, devo dire che lo sforzo qui è comune, naturalmente, insieme con i laboratori nazionali di Legnaro, è stato un contributo anche alla mostra del futuro di Galileo. In questo momento siamo impegnati insieme anche con i laboratori di Legnaro, naturalmente con il Dipartimento di Fisica, anche nell'organizzazione di un importante incontro che si colloca, diciamo, nell'ambito dell'attività di quest'anno, l'incontro che si svolgerà al centro Alpinate alla fine di maggio, intitolato Dalla scala di Planck alla scala elettrodebole, un incontro internazionale molto importante che vedrà la partecipazione di circa 200 ospiti italiani e stranieri, tra cui alcuni ospiti veramente anche molto, molto prestigiosi, e che si inquadra proprio nell'ambito di quella che è l'attività un po' che trova in Galileo, diciamo, se volete, il suo primo elemento, l'elemento così di questa ricerca che veramente non ha dei confini ben definiti, infatti questo incontro spazia tra quella che è la fisica, diciamo, alle energie noi accessibili, quella che è la fisica che possiamo ricavare invece da studi di tipo cosmologico e astrofisico, quindi portandoci ad altre scale sia di distanza che di energia. Ecco, ritornando sui giovani, vorrei dirvi che appunto anche da parte dell'ente c'è un notevole sforzo dal punto di vista formativo, per questo per noi è molto importante questo momento di avvicinamento in maniera efficace al mondo giovanile, perché quello che vediamo è che anche a livello internazionale effettivamente i nostri giovani poi hanno un notevole riconoscimento, diciamo che anche un riconoscimento, credo, della nostra capacità che abbiamo di fornire gli elementi educativi e di formazione a questi giovani. Quindi casomai il problema che abbiamo come ente è che è molto difficile riuscire a tenere alcuni di questi giovani molto bravi, viste le difficoltà che abbiamo al contorno per riuscire ad avere appunto questi giovani nelle nostre forze della ricerca qui in Italia. Quindi molto spesso formiamo proprio dei giovani estremamente preparati, estremamente formati, gli offriamo, diciamo, ai nostri colleghi stranieri, non potendo avere una sufficiente forza qui in Italia. Devo dire anche che l'ente in questo momento è molto proteso a un altro sforzo, cioè oltre che per l'inserimento di questi giovani nella ricerca, anche nell'inserimento di questi giovani in quello che è, diciamo, il mondo produttivo, quindi anche riferendosi all'industria e al territorio. In questo momento